È difficile in questa situazione stare calmi, perché la situazione è davvero grave, gravissima. Ce ne stiamo accorgendo noi cittadini tutti i giorni e, ripeto, le istituzioni non se ne sono ancora accorte. Diciamo noi cittadini nelle varie piazze, un giorno o l'altro ci saranno i colpi di bastone tra noi e tra i bianchi e i neri, tra noi e loro. E forse molti cittadini sono anche convinti che le istituzioni, siccome fino adesso non se ne sono accorte, sembra quasi che stiano aspettando proprio questo. Ma è possibile? Che una situazione così grave? Però c'è esasperazione, via. Ma è chiaro che c'è esasperazione, c'è grande esasperazione, però attenzione a far passare dei messaggi che hanno anche uno sfondo razzista, perché quando mi secondo lei quel signore è razzista, dobbiamo prendere a bastonate i neri o i bianchi o così o sono slavi, è un messaggio molto pericoloso, è un messaggio molto pericoloso che assolutamente non può passare. Ci sono dei problemi che sono sociali, ci sono dei problemi che riguardano l'ordine pubblico, ma questo non deve dare adito a sfondi razziali che vanno solo ad alimentare delle grandi e più pericolose problematiche. Perché questi percorsi, la storia ci insegna essere molto pericolosi, quindi con molto rispetto nei confronti di una persona anziana tengo però a precisare che messaggi di questo tipo sono pericolosi, secondo lei, perché la gente ascoltando questo messaggio